È stato firmato a Perugia un protocollo d'intesa tra GEPAFIN e Fondazione Umbra contro l'usura, dai due presidenti, rispettivamente, Carmelo Campagna e Fausto Cardella. A suggellare l'intesa nel salone d'onore di Palazzo Donini a Perugia anche la presidente dell'Umbria, Donatella Tesei. Sì, anche oggi è una giornata importante, questo protocollo è fondamentale per affrontare anche il momento che stiamo vivendo e quello che andremo, a cui andremo incontro nei prossimi mesi. Sapete benissimo che avevamo iniziato anche un percorso per sostenere le famiglie per il caro bollette, questo è un percorso ancora più articolato e che consente anche alle imprese la possibilità, insomma, di accedere a degli aiuti attraverso la nostra GEPAFIN che funge anche da garanzia anche per quelle situazioni, per quelle imprese che non possono accedere direttamente al credito bancario. Quindi diciamo che è un altro passo importante e in questo momento così complicato sicuramente sarà di aiuto sia all'economia del nostro territorio che alle famiglie. L'iniziativa di oggi è molto importante perché consente, grazie alla collaborazione di GEPAFIN, il che vuol dire intanto la collaborazione del Presidente Campagna e dei suoi collaboratori, che colgo l'occasione per ringraziare per la generosità e anche la grande disponibilità che hanno manifestato, ma anche della Regione che ha in un certo senso propiziato, no, propiziato questo incontro. Consente di facilitare l'erogazione del credito. La fondazione alle persone che si trovano a rischio di usura, mi piace sottolinearlo, non è necessario aver subito il contatto con l'usuraio. Noi vogliamo evitare che questo contatto avvenga, quindi ci rivolgiamo a persone che non hanno avuto ancora la sfortuna di contattare un usuraio, ma sono a rischio di poterlo fare per le loro condizioni. Ecco, a queste persone noi non possiamo dare, non diamo soldi, però diamo garanzie presso le banche perché le banche diano loro dei mutui per ripianare la loro situazione nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità. Questa garanzia che noi diamo è una garanzia essenzialmente solo con fideiussioni, sicure, garantite, ma non molto apprezzate per vari motivi normativi e di accordi internazionali dalle banche. L'intermediazione di GEPAFIN, che garantisce noi, consente di sbloccare questa situazione e quindi di facilitare, sostanzialmente noi garantiamo GEPAFIN, GEPAFIN garantisce per noi presso le banche, tutto torna e si può essere una agevolazione, una facilitazione nella erogazione dei mutui e quindi nell'assistenza. Ricordo ancora una volta che la Fondazione tendenzialmente, a parte questi interventi così come il caro bollette e così via, tende a risanare completamente le situazioni delle persone che si rivolgono a noi, entro i limiti delle nostre possibilità perché non abbiamo tante disponibilità, però quelle che abbiamo le mettiamo a disposizione. Benvenuto al nostro ospite, volto conosciutissimo, l'ex procuratore generale, dottor Fausto Cardella, che ora però è presidente della Fondazione per la Prevenzione dell'Usura. Presidente, ieri la Presidente Tesei, scuserà l'allitterazione, ha parlato delle partecipate, includendo in qualche misura anche la fondazione appunto che lei presiede. Vogliamo parlarne intanto di ruoli, no? Soci anche chi sono, insomma, fare un po' un focus su questo preziosissimo organismo che svolge un ruolo sociale di non poca importanza, soprattutto in questa epoca. Sì, io sono molto onorato del fatto che la Presidente, come Presidente della Fondazione per la Prevenzione dell'Usura, sono molto onorato che la Presidente Tesei si sia ricordata della nostra fondazione, che tecnicamente non è una partecipata delle regioni e anche per questo, insomma,
sono ancora più lieto del fatto che l'abbia voluta includere nel suo ricordo, nel suo commento favorevole. La Fondazione per la Prevenzione dell'Usura, come lei giustamente ha detto, ha un'origine molto nobile che risale allo sdegno seguito all'omicidio di Libero Grassi nel 91 a Palermo. Viene fatta una legislazione molto stringente, anti-estorsione, anti-usura, e nel 96 appunto viene prevista la fondazione di questi enti, di queste istituzioni che contrastano l'usura. La Regione dell'Umbria, ecco, è stato il nostro socio fondatore, il più importante, rimane ad essere anche considerato il contributo anche in termini di sostegno che ci dà, oltre che contributo materiale. E quindi noi siamo lieti, ma non potremmo e non vorremmo fare diversamente che affiancare le politiche sociali e le indicazioni che la Regione dell'Umbria porta avanti. Così è stato nel recentissimo passato, mi riferisco al progetto Caro Bollette che è stato svolto dalla Fondazione in perfetta autonomia, ma d'intesa con la Regione dell'Umbria. Fu presentato, se non sbaglio, a Palazzo Donini, no? Fu presentata all'iniziativa, sì, vero? Esattamente, fu presentato in una conferenza stampa alla quale ci onorò della sua presenza anche la Presidente Tesei. E l'auspicio, la speranza che penso di poter avere, di poter coltivare, è quello che continuino queste iniziative per alleviare nei limiti del possibile le sofferenze di un ceto, di una popolazione che sta soffrendo particolarmente, soprattutto a certi livelli, a certi strati, per così dire. Adesso, Presidente, questo il rischio di incappare, no, in usurai, in cravattari, come si dice, è ancora più sentito, visto e considerato che c'è una difficoltà terribile legata... Ma certamente. Legata alla guerra, di fatto, insomma. Esattamente, perché non dobbiamo immaginare che l'usuraio sia chissà quale entità complicatissima. Certo, c'è l'usura che è gestita dalla mafia, dalla camorra, ma per fortuna qua in Umbria, ammesso che ci sia, è veramente contenuta. Insomma, non è questo il rischio che prevediamo. Il rischio invece è quello molto più alla portata di tutti, diciamo così, dell'amico, del conoscente, io dico del vicino di casa, no? L'usuraio della porta accanto, cosiddetto, che in un momento di difficoltà, lei pensi, una persona a monoreddito, 1.000-1.200 euro, quindi non proprio una situazione di indigenza, ma tra la piccola rata di mutuo da pagare, qualche spesa familiare, non dico se ha cambiato la macchina, un problema, non parliamo se si tratta di una persona come è nell'identikit dei nostri diciamo così pazienti, io li chiamo così affettuosamente, che si trova sui 50 anni a rischio di perdere il lavoro. Ecco, basta una bolletta un po' più cara del solito, e in questo caso sono molto più care, per andare veramente in tilt, come si vuol dire. Ecco, lì la Fondazione, d'intesa con la Regione, o meglio, diciamo, può affiancare le politiche sociali della Regione facendo nel suo piccolo, ma in modo non insignificante, come è stato fatto nella primavera di quest'anno. Che cosa può fare una persona se si trova in difficoltà per mettersi in contatto con la Fondazione? Ma intanto i nostri numeri sono su internet, sono a disposizione, la nostra sede in via Ruggero Andreotto. Il nostro motto, così alla buona, è quello: chiamateci, intanto vi ascoltiamo, poi se possiamo fare qualcosa la facciamo. La Fondazione non distribuisce soldi, non dà denaro, e favorisce l'accesso al credito di chi ha la possibilità, di chi altrimenti non ne avrebbe la possibilità, o come nel caso del progetto Caro Bollette, del quale parlavo prima, paga direttamente le bollette quando ci sono determinate condizioni, sia di reddito e anche di caratteristiche personali. Bisogna essere residenti in Umbria, qualunque nazionalità ovviamente, e altri particolari di questo genere. Però sono sempre denari che vanno dalle banche o dal nostro patrimonio personale direttamente allo scopo. Non c'è rischio, diciamo, di dispersione. Una cosa importante, no? Prima parlava di soci, io vedo qui sul sito internet, lo ricordiamo, www.antiusuraumbria.it,
di libero accesso, dove tutti quanti potete prendere le informazioni e anche i contatti che servono, vedo che ci sono tanti soci. Quindi significa che la Fondazione vive del contributo di questi soci, Presidente. La Fondazione ha due fondi, due alimentazioni. Una è quella del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che annualmente arricchisce il nostro patrimonio, ed è quello che però noi usiamo soltanto per garantire e supportare le fideiussioni. È un patrimonio che non ha movimentazione, diciamo, non possiamo attingere né muovere niente, soltanto serve, è depositato presso le banche convenzionate per garantire le fideiussioni. Poi c'è un patrimonio personale della Fondazione, si intende, diciamo discreto, e questo patrimonio è alimentato annualmente con le rimesse dei soci. Chi sono i soci? Ho detto prima la Regione dell'Umbria, che è socio fondatore ed è anche il principale, diciamo, contributore, ma sono tutti i comuni, il comune di Perugia, il comune di Terni, i comuni dell'Umbria, ma non solo, c'è Confindustria, c'è Commercio, ci sono tutte le sigle sindacali, e ci sono tutte le organizzazioni di categoria che lo decidono. E recentemente, lo dico veramente con compiacimento e anche con gratitudine, sono entrati tra i nostri soci i frati minori predicatori di Assisi, per intenderci Santa Maria degli Angeli, della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che non solo arricchiscono moralmente la Fondazione, ma danno anche un sostegno in opere e in lustro, del quale siamo grati loro veramente. Oh, un'ultima battuta, abbiamo più veramente una manciata di secondi. Traccerete un bilancio di quest'anno, evidentemente? Ci sarà un momento pubblico di incontro, una conferenza stampa? Ma vediamo. Certamente qualche cosa, se dovessimo annunciare, come io mi auguro, ma non voglio fare promesse e anticipare promesse, anche se un po' qualcosa mi è scappato dalla bocca. Se dovessimo prendere qualche iniziativa d'intesa con i nostri soci, penso che lo comunicheremo con una conferenza stampa. Voglio ricordare in chiusura che la Fondazione per la Prevenzione contro l'Usura ha un numero verde, giusto Presidente? Sì, che è l'800, cioè 800, leggo, 211-595. Lo ripeto, 800-211-595. Lì, se doveste avere bisogno per qualche ragione, quelle soprattutto indicate dal dottor Cardella, dal Presidente Cardella, potrete sicuramente chiamare, qualcuno vi saprà dare indicazioni. La sede, lo ripetiamo, è in via Ruggero d'Andreotto al numero 29, facile anche da raggiungere, una strada molto conosciuta, anche se molto conosciuta, c'è anche possibilità di parcheggio molto riservatamente. Perfetto, grazie Presidente. Grazie a lei, grazie davvero per la ottima occasione di una chiacchierata e di informazione, grazie. Ci vedremo ancora, comunque auguri intanto. Senz'altro. Arrivederci. Altrettanto. We'll be right back.